Allora, Trincanato. Presente. Tonni. Presente. Presente. Agnoli. Presente. Battaggia. Presente. No. Beghini. Sì, Beghini lo vedo. Bresaola è presente qui. Casella. Presente. Presente. Poli. Vabbè, andiamo avanti. Rea. Presente. Cugini. Presente. Mariotti. Presente, buongiorno a tutti. Russo. Presente, buongiorno. Zavarise. Bertaia. Bozza, Tosi Barbara, dei capigruppo Molino, Segattini, Verzè è presente qui, Polato, Sboarina, presente, presente, Rossi, presente, Rossi presente, Bisinella, presente, presente, Lella, presente, Pisa, presente. E Padovani Carla è qui in presenza. Presidente, si può procedere. Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati alla Commissione Quarta. Ringrazio la Vice Sindaca Bissoli che si è sottratta alla Giunta per essere qui presente in Sala della INI. Oggi all'esame della Commissione due provvedimenti che in realtà riguardano temi che abbiamo già trattato, da un lato il tema dei percorsi per il fuoco, per gli incendi boschivi, per la prevenzione degli incendi, e dall'altro le varianti verdi. Lascio alla Vice Sindaca la parola per l'illustrazione. Buongiorno a tutte e a tutti, mi riferisco alla proposta di deliberazione numero 20. Si tratta della proposta di approvazione delle modifiche che riguardano il catasto incendi, con la puntualizzazione dei terreni percorsi dal fuoco nell'anno 2022. Dalla delibera di adozione, espletate le formalità di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni, per cui la proposta è di approvare la soluzione già adottata. Si tratta dell'individuazione di 7 terreni che appunto sono stati percorsi da incendio e per i quali scatta l'impossibilità quindicennale di modifica delle destinazioni d'uso. D'altra parte, per i terreni inseriti nel catasto, per i quali sono già trascorsi 15 anni, invece si ha appunto l'espunzione dal catasto per tornare alla libera disponibilità di proprietari e di comuni come governo del territorio. Per cui diciamo si tratta di una riedizione di quanto già il Consiglio Comunale ha adottato. Scusate, ma non si sente nulla. Non si sente niente. Non si sente niente. Tutto anche della presentazione della vice sindaca? No, non ho mai sentito, dopo basta. Ah, ma adesso sentite? Sì, adesso sì. Io scusate, non mi sono sentita chiamare all'appello, però c'era. No, ho segnato. Io mi sono collegata dopo, poco fa.
Sì. Allora, magari prima di procedere al voto, se ci sono interventi rispetto, visto che non avevate sentito, rispetto a quanto illustrato dalla vice sindaca, dicevamo appunto è una proposta di deliberazione in linea con quello che questa commissione ha già esaminato e licenziato, quello che il Consiglio ha già approvato. Però se avete domande, interventi, dopo scontato che questa volta mi abbiate sentito, dunque possiamo procedere al voto. Allora, ricominciamo. Trincanato. Favorevole. Favorevole Tonni. Favorevole Agnoli. Favorevole. Favorevole Battaggia. Favorevole Beghini. Beghini. Non si sente più. Da qua sentite? Sì. Allora, cambiamo sì. Microfono, usa il mio, Carlo. No, ma si sente? Mi sentite voi? Mi sentiamo. Sì. Sì. Allora, Beghini. Non era un problema. Andiamo avanti. Bresaola. Favorevole. Casella. Favorevole. Favorevole. Poli. Favorevole. Rea. Favorevole. Favorevole. Cugini. Favorevole. Favorevole Mariotti. Astenuto. Mariotti astenuto. Russo. Astenuto. Astenuto. Zavarise. Astenuto. Astenuto. Bertaia. Astenuta. Astenuta. Bozza non c'è. Tosi Barbara. Astenuta. Barbara. Astenuta. Manca Beghini all'appello. Favorevole, adesso vi sento. Sì, Beghini, favorevole. Chiedo scusa, ma ogni tanto mi va via completamente l'audio, non sento nulla. Ho cercato adesso, cerco di sistemare. Allora sono 10 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti, licenziata per i lavori del Consiglio. Grazie Carlo, passiamo all'illustrazione della proposta numero 21 che, come dicevamo, ha ad oggetto l'approvazione delle varianti verdi. Prego Vice Sindaca per l'illustrazione. Grazie, anche in questo caso si tratta della proposta di approvazione di una variante già adottata dal Consiglio Comunale, riguarda la riclassificazione di aree edificabile affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta, in questo caso dallo strumento urbanistico vigente e anche dal PUA, da un PUA già convenzionato. Si tratta di un'area sita in via Moruri, atto 7, circoscrizione 8, per la quale i proprietari hanno chiesto una riqualificazione rinunciando alla edificabilità. Era la scheda norma 115 che quindi torna ad essere una destinazione di tipo agricolo. Grazie Vice Sindaca, anche in questo caso chiedo agli uffici se hanno necessità di intervenire, anche se appunto siamo nell'ambito di provvedimenti già vagliati e noti. Silenzio, cioè intuito che... Onesto Carneva per l'ufficio pianificazione, se non ho altro da aggiungere, non sono arrivate osservazioni, è uguale alla proposta già adottata, insomma. Ottimo, grazie mille, per cui non ci sono, non ci sono nemmeno le osservazioni. Non so se da parte della commissione ci siano interventi o domande. Posso ma ho telecamera, chiedo scusa perché ho avuto delle discussioni con l'esempio dell'aula, l'avete già detto. Ecco, difatti questi sono provvedimenti che erano passati alla commissione lo scorso anno. Volevo capire perché si sta ripresentando un argomento, quindi è prima l'adozione, una formazione definitiva, non... Capire che la seconda volta si sta passando con gli stessi provvedimenti. Allora, grazie consigliere, abbiamo sentito molto male, ma intuiamo che la domanda sia perché se li abbiamo già vagliati dobbiamo riapprovarli e facciamo dare una risposta alla vice sindaca. Sì, è l'iter di approvazione delle varianti che prevede il doppio passaggio in consiglio di adozione, deposito per la pubblicazione, consentendo a chiunque di presentare osservazioni e poi si torna in consiglio per l'approvazione. In questo caso,
come nel precedente, non ci sono state osservazioni, per cui di fatto si approva lo stesso oggetto già adottato. Grazie, la consigliera Padovani, prego. Sì, era solo una domanda per curiosità, se è possibile sapere quante sull'aveva, cioè abbiamo, giusto per capire. Grazie. Allora, adesso non ho qui, chiedo all'architetto Caneva. Un attimo, storia, prendo la scheda perché a memoria. Allora, era una scheda con 900 metri quadrati di sul residenziale, dove erano previsti un'edificazione su massimo due piani fuori terra e... Vabbè, certo, da un punto di vista. Allora, sì, siccome vedo appunto dei punti interrogativi qui dalle consigliere, perché un privato rinuncia ad una edificabilità conquistata e cercata, perché probabilmente non ha le energie per realizzare l'attuazione della scheda norma e del PUA convenzionato, e poi c'è un tema anche di imposizione fiscale. Rinunciando all'edificabilità perde appunto quella caratteristica che consente al comune di imporre una tassa più alta, quindi insomma ci saranno varie motivazioni, di fatto il sistema complessivo favorisce questo recupero delle aree pur edificabili ma non edificate, quindi non degradate e dismesse, alla loro naturalità. Grazie Vice Sindaca per questo ulteriore chiarimento. Se non ci sono altri interventi. Io ho una domanda, scusi, prego, sono Bisinella. Prego, consigliera Bisinella. Ecco, una curiosità, per questa rinuncia il privato ha delle spese da sostenere o no? No, non mi risulta. No, il comune bandisce la manifestazione di interesse ad ottenere queste variante verdi e i privati presentano le proposte, vengono vagliate, come dicevo, da un punto di vista di edificazione delle aree e quindi riportate su richiesta del privato alla loro destinazione agricola, sostanzialmente, comunque non edificabile. E quindi senza spese comunque a loro carico per questa rinuncia, diciamo, non pare. Non mi risulta, non so era se la curiosità, ma non so se c'era qualche, in questo caso, diritto che spettasse al comune che fosse dovuto dal privato, ma era una curiosità, ma evidentemente no. Grazie. Non so se l'architetto Caneva confermo che non c'è, a me non risulta. Confermo, non c'è nessuna spesa neanche. Non so, per richiedere un CDU ci sono i diritti di istruttoria o cose del genere, per partecipare, diciamo, al bando delle varianti verdi non c'è nessuna spesa da parte del privato. Le uniche spese sono state in passato il privato ha pagato dell'IMU in più su queste aree, ma quelle sono rimaste, cioè sono spese che ha sostenuto il privato perché in quel momento l'area era edificabile, ma per la procedura di variante verde non c'è nessun ulteriore spesa da sostenere, insomma. Grazie architetto, grazie. Bene, grazie mille. Allora, se non ci sono ulteriori interrogativi, direi che possiamo procedere al voto. Trincanato. Favorevole. Tonni. Favorevole. Agnoli. Favorevole. Favorevole. Battaggia. Favorevole. Beghini. Favorevole. Favorevole. Bresaola. Favorevole. Casella. Favorevole. Favorevole. Poli. Favorevole. Rea. Favorevole. Cugini. Favorevole. Mariotti. Astenuto. Russo. Astenuto. Zavarise. Astenuto. Bertaia. Astenuta.
Bozza, Tosi Barbara. Astenuta. Allora sono 10 favorevoli, nessun contrario, 5 astenuti, licenziata per i lavori del Consiglio. Grazie mille, bene, ringrazio dunque ancora l'architetto Caneva, la vice sindaca Bissoli e tutti e tutte le commissarie della quarta commissione, vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci. Arrivederci. Grazie.